Questa manifestazione ha avuto inizio con un pretesto che è abbastanza sostanzioso, cioè la scoperta delle poesie giovanili inedite di Niccolò Tinebra Martorana che sono state pubblicate all'inizio di dicembre. Poi questa scoperta ha dato l'avvio a una serie di altri ulteriori studi, per cui stasera ci saranno, oltre alla presentazione del volumetto di versi di Niccolò Tinebra Martorana, anche altri contributi, per esempio di Angelo Cutaia, di Calogero Messana e di Agata Gueli, che relazioneranno sulla figura di Niccolò Tinebra Martorana a tutto tondo, quindi non soltanto per quanto riguarda queste poesie scoperte da poco, ma anche per la sua figura in generale di medico, di storico, di intellettuale e di racalmuto. Sono delle poesie chiaramente di un ragazzo che ha appena terminato gli studi liceali, imbevuto chiaramente di una profonda cultura classica che poi chiaramente riporta e riversa in queste poesie. E allora quella, così come dirò fra breve anche nel mio intervento, possiamo notare echi che ricordano la poesia di Alceo, così come di Archiloco e chiaramente anche di Catullo e di Orazio, così come è possibile notare, e non è era inevitabile allora, echi leopardiani o carducciani. Comunque, a prescindere diciamo dalle fonti di riferimento del giovane Tinebra, è innegabile il fatto che comunque si denota un poeta in fieri, un giovane che aveva molteplici interessi, visto che il Tinebra spaziava dagli interessi per la storia, gli interessi poi in realtà per la poesia, che è l'ambito che svilupperemo questa sera, visto che già è conosciuto come storico. Per noi racalmutesi, comunque, a prescindere del valore in sé delle poesie, è importante perché lo colleghiamo al Tinebra storico, e il Tinebra storico, il cui libro è stato pubblicato nel 1982, ripubblicato e presentato al teatro di Racalmuto, alla presenza di Leonardo Sciascia, che ha scritto una mirabile prefazione. Anche questa manifestazione si sarebbe dovuta tenere al teatro per chiudere il cerchio dopo 30 anni circa di quell'avvenimento, perché accanto al Tinebra storico avremmo messo il Tinebra poeta. Tinebra, Niccolò Martorana, è stato diciamo un personaggio che ho studiato, sia perché sono appassionato di storia locale, quindi mi ha affascinato il libro che ha scritto sulla storia di Racalmuto, e sia perché faccio parte di questa famiglia Tinebra da parte materna. Mia mamma era Tinebra e il nonno era di Racalmuto. Pur avendo scritto un libretto in età giovanile, a 22 anni, e pur essendo studente di medicina, era molto appassionato della storia locale e pubblicò un libro che ad oggi ha ancora la sua validità, malgrado ovviamente gli aggiornamenti storici e critici. Tuttavia, come base di lavoro per studiare la storia locale, è ancora validissimo, anche perché ci sono gli apporti della tradizione orale che sono insostituibili. Io ho letto le poesie e sono rimasto colpito dalla forma, come ha ben messo in luce Angelo Campanella, ha schidionata, cioè ha inserito in varie poesie alcune terzine dedicate soltanto alla sua Angelina. Queste terzine che precedono le varie poesie mi hanno colpito perché messe tutte insieme fanno veramente, come direi, come ho chiamato io, i fiori d'amore.